Buon venerdì sera, ragazzi. Bianconeri, bianconeri, ma anche non bianconeri. Faccio un saluto a tutti, anche chi non tifa la nostra magica squadra bianconera. Come vedete, ormai sono sempre on the road. Mi dispiace se alcuni di voi non gli piace questa mia formula, ma purtroppo, ragazzi, io ve l'ho detto dal primo giorno in cui nacque il mio canale, ormai in quel del 19 di agosto, che avrei fatto la stragrande maggioranza dei video in macchina e, come vedete, anche mentre guido. Questo perché ho veramente poco tempo, ma ho tantissima voglia di continuare a coltivare il mio canale, ovviamente stando attenti alla strada, soprattutto dove sono in questo momento, cioè in autostrada. Beh, io vi ho detto anche quando ho creato questo canale che avrei coinvolto sempre più persone, sempre più amici. Per questo motivo il canale si chiama YouTube, che è un marchio, che è un brand che ho voluto creare per non identificarlo con me e col mio faccione. Ma certo, lo sto mandando avanti io e lo continuerò a mandare avanti io perché il canale è mio. Ma come state notando ultimamente, sto invitando alcuni amici e anche oggi ho un amico. Quindi fra pochi secondi finisco di parlare io e darò la linea a Manuel Comotti del canale Vinti sul Campo, che vi farà un'analisi, come solo lui sa fare, molto tecnica, molto dettagliata e molto precisa, da buon quasi giornalista sportivo, sulle anticipazioni di Crotone Juve, sulle formazioni che mister Pirlo potrebbe schierare, soprattutto viste le defezioni in squadra, e anche con un'ottica sulle prossime partite. Ma di questo vi parlerà Manuel. Io cosa vi voglio dire? Vorrei congratularmi con il calciatore Tavolino, che è capocannoniere della Serie A. Secondo me, alla fine, il signor Tavolino farà più gol di Morata a fine campionato, faccio questa previsione. Poi che cosa bisogna dire? Che, ragazzi, allora, quante dita avete? 10, 20, 40, 82? Ok, incrociate tutte le dita che avete, tutte. Speriamo di riuscire a ripartire con questo benedetto campionato e con la conseguente Champions League senza interruzioni. Speriamo, perché se è così vuol dire che va tutto bene, ok? Non solo nel calcio, ma in generale sto parlando. Quindi incrociamo le dita, pensieri positivi. Se tutto va bene, abbiamo 17 partite consecutive, una ogni 4 giorni, un tour de force massacrante. E come ho sempre detto, ci saranno delle grandi rotazioni. I professoroni che pensavano alla formazione titolare di Pirlo lasciano un po' il tempo che trovano, perché con tutte queste partite così ravvicinate e con infortuni, defezioni, Covid, eccetera, è normale che ogni squadra farà delle rotazioni importanti. Per di più, secondo me, col Crotone vedremo una formazione particolare per poi dare il massimo con la Dinamo Kiev, ma questo è il mio punto di vista. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale, sia a questo, se siete capitati qua per la prima volta e non mi conoscevate, è fondamentale che vi iscriviate, cioè, come non farlo? Cioè, volete non iscrivervi a questo simpaticissimo canale? Fatelo, ragazzi, dai, è venerdì sera. Se guardate questo video lunedì è troppo tardi, perché ovviamente abbiamo già giocato. Questo video va visto venerdì sera. E iscrivetevi anche al canale di Manuel Comotti, Vinti sul Campo. Adesso, bando alle ciance, do la linea a Manuel. Vi auguro un bellissimo weekend. Noi probabilmente ci aggiorneremo sabato con un altro video di approfondimento. Domenica dovrei riuscire, impegni permettendo, a fare un'analisi di Crotone Juventus insieme a voi, e poi tante belle cose. Un abbraccio a tutti, commenti, state qua, non cliccate stop, non uscite da YouTube, continuate a guardare il video, perché adesso do la linea a Manuel Comotti.
Ciao Dan, un saluto a tutti gli iscritti. Dunque, finalmente riparte il campionato. Dopo la pausa per le nazionali, torna la Serie A e torna a giocare la nostra Juventus. Finalmente non se ne poteva più. Infatti domani sera alle 20:45 saremo in quel di Crotone contro il Crotone. Una trasferta direi da tenere d'occhio, perché l'avversario sicuramente è abbordabilissimo, è da battere. Bisogna portare a casa assolutamente i 3 punti, però la Juve viene da una situazione un po' delicata, perché innanzitutto sono praticamente 3 settimane che la Juve non fa una partita ufficiale. L'ultima a Roma contro la Roma, dovevamo giocare contro il Napoli, sappiamo com'è finita, 3-0 a tavolino. Tra l'altro apro e chiudo parentesi, nel mio canale dissi che avrei preferito giocare questa partita per dimostrare che sul campo siamo i più forti, però è giusto così. Perché c'è un protocollo, c'è un regolamento da rispettare, il Napoli non lo ha rispettato ed è inutile che adesso si dica però il Napoli pensava che fosse più giusto così per evitare che i giocatori della Juve venissero infettati. No, tu non devi pensare, tu devi limitarti a rispettare il regolamento. Se non lo rispetti, 3-0 tavolino e un punto di penalizzazione. Fine del cinema. Quindi dicevamo, 3 settimane di inattività. E poi la Juve purtroppo in queste settimane ha avuto dei problemi per alcuni dei suoi giocatori in rosa. Quindi, come sappiamo, Cristiano e McKenny per il Covid per minimo 10 giorni non ci saranno. Cristiano sappiamo che il mercoledì 13 è stata riscontrata la positività, quindi il 23 sapremo se Cristiano è negativo o meno. Se fosse negativo, a posto, abile e rollabile già per le partite, già col Verona volendo. Oppure, se fosse ancora positivo, bisogna aspettare ancora un tampone successivo fino a un massimo di 21 giorni, perché sapete la regola ora, da 14 siamo passati a 10 giorni di quarantena e se è asintomatico, il calciatore può arrivare fino a 21 giorni, dal 21esimo giorno in poi può allenarsi se è ancora asintomatico, perché la carica virale, secondo i virologi, non è più così forte da poter intaccare. Però andiamo per gradi, speriamo che già il 23 Ronaldo sia negativo, così almeno è a posto, tanto lui si sta allenando a casa, nella sua villa all'interno c'è praticamente come un centro sportivo, quindi non è che sarà a casa sul divano con le pantofole e i popcorn, lui continuerà ad allenarsi alla grandissima per essere pronto subito, se non magari col Verona, ma con il Barça nella sfida contro Messi del 28 ottobre all'Allianz Stadium. Ronaldo, se insomma il problema del Covid lo ha eliminato, ci sarà di sicuro. Dicevamo quindi Cristiano e McKenny, anche lui positivo, speriamo anche lui torni al più presto. Ramsey ha avuto questo problema muscolare con il Galles, le nazionali qua gli diamo i giocatori, tornano più rotti di prima, purtroppo funziona così. Fortunatamente non ci sono lesioni, solo un leggero risentimento muscolare. Pirlo non credo che anzi sicuramente non lo metterà titolare contro il Crotone, secondo me non verrà neanche convocato e lo terrà monitorato per poterlo utilizzare martedì che riparte la Champions a Kiev contro la Dinamo Kiev. Qua bisogna subito portare a casa 3 punti perché con queste partite bisogna assolutamente vincerle. Quindi Ramsey non ci sarà, Cristiano e McKenny, Dybala secondo me al massimo verrà portato in panchina perché ha questo problema gastrointestinale, ha avuto anche un po' di febbre, non è Covid, non è nulla, sarà un virus, i classici virus che becchiamo durante insomma il periodo quando incomincia a diventare un po' freddo, infatti con l'Argentina non ha giocato, e capita sempre con questo giro del mondo per le nazionali, possono capitare anche queste cose, quindi Dybala non penso partirà titolare, quindi col Crotone insomma non abbiamo proprio... Non andiamo a Crotone nel pieno, no, delle nostre forze. Chiaramente non ci sono scuse, bisogna vincere lo stesso. Penso che in attacco partirà con Kulusevski, Morata e Chiesa. Credo che farà il suo esordio Chiesa, perché insomma, se vuole giocare col tridente bisogna per forza far così. Manca anche Ramsey, quindi a meno che un'altra opzione tattica potrebbe essere quella di spostare Quadrado avanzato, quindi quegli attaccanti insieme a Morata e Kulusevski, e mettere Danilo sulla fascia, diciamo, quarto di centrocampo, però la vedo un po' una cosa un po' contorta, perché poi dovrebbe comunque far schierare Demiral
in difesa con Bonucci e Chiellini. Demiral non è ancora al top, non lo so, no, non credo. Secondo me va sul sicuro con Chiesa, speriamo vada sul sicuro con Chiesa, Morata e Kulusevski, o a meno che Pirlo sorprenda tutti, metta Dybala al primo minuto e quindi la soluzione è già bella che trovata. Quindi insomma, per il Crotone dovremmo abbastanza adattarci. Con la Dinamo Kiev, anche qua spero che Ramsey possa recuperare. La cosa interessante è che contro il Crotone recuperiamo Rabiot, perché ha scontato la squalifica col Napoli, pur non giocando, la Juve pur non giocando, ha scontato la squalifica di Rabiot, abbiamo vinto 3-0, tripletta di tavolino, bomber, capocannoniere. Battute a parte, il regolamento parla chiaro che in una partita, diciamo, giocata a tavolino, tra virgolette, chi doveva scontare la squalifica può scontarla in quella partita, quindi Rabiot l'ha già scontata, e per fortuna, perché altrimenti avremmo avuto solo Arthur e Bentancur titolari contro il Crotone, cosa che secondo me saranno i titolari in questa partita, e in panchina non c'era nessuno, perché McKennie al Covid, Ramsey infortunato, Rabiot squalificato, bisognava portare qualcuno della primavera. Invece almeno così Rabiot potrà essere in panchina, il nostro cavallo pazzo, e potrà essere utilizzato a parete in corso se ce ne fosse bisogno, speriamo di no, perché col Crotone non mi aspetto 8-0, però una partita insomma convincente di vincerla abbastanza in scioltezza e con sicurezza. Quindi diciamo che ci sono delle defezioni nelle prossime partite, che saranno veramente tante da qua alle prossime settimane tra campionato e Champions, però sono convinto che Pirlo abbia una rosa forte, non tanto magari in quantità, anche se comunque quasi per ogni ruolo ci sono due giocatori, quindi, però è la qualità, nel senso che Pirlo può gestire ogni giocatore, è molto duttile e può interscambiarlo in vari ruoli a seconda dell'avversario. Chiaramente se te ne mancano un sacco vai un po' in difficoltà, però nonostante questo io vedo che la squadra può gestirla ed essere sempre competitiva, quindi io sono convinto che in questa stagione Pirlo dimostrerà con le sue idee di essere proprio un allenatore all'altezza della Juve. Quindi caro maestro Pirlo, facci vedere quello che sai fare, perché abbiamo voglia di vedere la Juve giocare, siamo stufi di queste polemiche, del virus, del Napoli, il protocollo, il tavolino, la nazionale che non la caga nessuno. Vogliamo vedere la Juve giocare e vincere. Quindi, dacci dentro maestro, forza Juve, ti ridò la parola Dan e a presto ragazzi. Ciao!